Buongiorno a tutti, mi scuso per questo ritardo di quasi mezz'ora, purtroppo ho avuto questo impegno, sono intervenuto in diretta al telegiornale di Teletutto e quindi è andato un po' per le lunghe. Al di là di questo ritardo procediamo anche perché poi questa diretta rimane, quindi chi vuole può andare a rivedersela con calma. Allora parto con gli aggiornamenti di oggi, poi capirete anche il perché di questo ritardo. E allora parto con i lavori del municipio della piazza, ma velocissimamente, solo perché mi comunicano, i lavori stanno andando avanti e quindi procedono in maniera regolare e quindi vanno avanti. Dico questo perché purtroppo ancora parecchi cittadini, quindi chiedo a chi è in ascolto di darmi una mano anche in questo, molti cittadini vengono ancora in comune convinti di trovare l'anagrafe e la polizia locale, così come qualcuno va a Casaglio convinto di trovare tutto il municipio. Ecco, chiarisco che a Casaglio abbiamo solo l'ufficio anagrafe stato civile e la polizia locale, tutto il resto è qua. E lo sarà questa la situazione fino alla fine dei lavori del municipio. Quindi, ecco, se fate circolare anche voi con i vostri conoscenti questa voce, a Casaglio, ripeto, c'è solo anagrafe e polizia locale. Non ho ancora una data, ve lo dico velocemente, così non perdiamo tempo, sull'inizio dei lavori di via Casaglio per il rifacimento della rete idrica, che vi ho già spiegato nelle precedenti settimane. Con A2A dovremmo riuscire in settimana a capire un po' le tempistiche dell'inizio dei lavori. Ci avevano prospettato la fine febbraio, inizio marzo, magari si slitterà di qualche settimana, però ecco, partiranno con questi lavori e ve l'ho anticipato anche questo in modo da cominciare a far circolare le voci, soprattutto per i residenti, perché saranno lavori che si protrarranno per un po' di mesi, purtroppo, perché la situazione è di un centro storico, per cui non è che sia molto agevole il cantiere. Ecco, mentre invece, vi ho detto prima, questo mio ritardo è stato dovuto al fatto che sono intervenuto al telegiornale di Teletutto per spiegare, e lo faccio volentieri anche qua in diretta, la notizia che sta circolando da ieri a Gussago, della chiusura della scuola di Navezze, così sono già stato chiaro, sono andato al dunque. Mi fa piacere però avere questa opportunità per spiegarvi la scelta tristissima di dover chiudere una scuola il prossimo anno, chiaramente. Dopodiché, tra l'altro, il sottoscritto e la mia amministrazione hanno sempre sostenuto l'importanza delle scuole nelle frazioni, perché abbiamo sempre detto, ribadito in più sedi, in più occasioni, che per noi le scuole nelle frazioni sono segno di vivacità, di vitalità, quindi chiudere una scuola non è mai un bel segno. E abbiamo fatto una scelta nel 2022 molto chiara, cioè abbiamo deciso che Navezze doveva andare avanti dopo alcuni anni in cui si apriva e si chiudeva a singhiozzo, infatti per 2 anni non siamo riusciti a aprirle prime. Ma nel 2022 avevamo fatto una proiezione basata sulle nascite, ovviamente, che è l'unico dato che è in nostro possesso, ma è anche quello più realistico, e i numeri sembrava ci dessero ragione, ovvero nel bacino, diciamo così, uso questo termine, anche se giuridicamente i bacini di utenza per le iscrizioni nelle scuole non esistono più, cioè la legge dal 2009, quando sono entrati in vigore la riforma che ha stabilito l'istituto comprensivo, non c'è più questo criterio di bacini, ovvero io abito a Navezze, mi iscrivo a Navezze, io mi abito a Ronco e mi iscrivo a Ronco. No, oggi un genitore, pur abitando a Sale, può iscrivere il proprio figlio a Ronco, sempre che a Ronco ovviamente ci sia lo spazio. Noi abbiamo comunque sempre tenuto in considerazione questi aspetti geografici perché hanno un senso logico. È chiaro che una famiglia che vive a Sale abbia più piacere ad avere il figlio a scuola a Sale anziché mandarlo a Navezze. Quindi questi numeri ci davano ragione in che modo? Sapevamo che i nati nei
5 anni, a partire dal 2017, cioè i bambini che si sono iscritti, che stanno frequentando la prima per i 5 anni, quindi arrivando ai nati 2021, più o meno nella zona c'erano i numeri per far almeno iscrivere una prima. Infatti, quest'anno potenzialmente erano 23 i bambini che potevano iscriversi a Navezze. Questo purtroppo non è successo nonostante gli sforzi fatti dall'amministrazione, ma soprattutto dai genitori, dalle mamme di Navezza, che io ringrazio ancora una volta perché si sono date veramente da fare. Hanno creato dei video promozionali, abbiamo fatto post, il comune ha fatto gli articoli, io l'ho detto in più occasioni invitando all'iscrizione a Navezze. Purtroppo però sabato, chiuse le iscrizioni dell'anno scolastico 2024-25, quindi stiamo parlando delle classi che partiranno a settembre, i numeri si sono rivelati, si sono opposti a quello che era la nostra volontà. Infatti a Navezze si sono iscritti 11 bambini e chiaramente questo genera una difficoltà, importante. Io mi ero speso addirittura dicendo, vabbè, se anche saranno 11 o 12, cerchiamo di far confluire qualche famiglia che abita sempre nella zona Piazza, Pieldosso, Navezze, che magari ha scelto Casalio, ha scelto Ronco, ha scelto Sale, di farli ritornare a Navezze. Ecco, questo è stato fatto, è stato provato, questi tentativi sono stati fatti, ma purtroppo per una serie complicatissima di situazioni non siamo riusciti, insomma, siamo arrivati a 13, ma sono sempre pochi, bisogna arrivare almeno 18 e quindi questo ci ha complicato davvero tantissimo la situazione. Se a questo poi si aggiunge che nell'anno prossimo, cioè i bambini nati nel 2019, quindi ancora grosso modo abbiamo nel 2019 109 bambini nati, e però nel bacino di Navezze ne avremmo 18, quindi se tanto mi dà tanto, ovvero quest'anno 23 bambini, se ne sono iscritti 11, se sono 18 o 19 è ragionevole pensare che se ne iscrivano 8 o 9, e quindi saremmo di nuovo lì con tutto questo, con questa ansia di tenere aperto a tutti i costi. Dopodiché, dai nati 2020 in avanti, quindi fino al 23, la situazione è drammatica perché passiamo, pensate un po', da 109 bambini nati nel 2019 a 91 nel 2020, 89 nel 2021, 86 nel 2022, 89 di nuovo nel 2023. Capite bene che perdiamo tra 2 anni una classe di nuovo perdiamo una classe secca. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra volontà di cercare di tenere aperta la scuola a tutti i costi diventerà davvero non complicata, ma impossibile. A questo va aggiunto che chiaramente con così pochi bambini e con così poche classi tenere in vita un plesso scolastico è complesso, sia dal punto di vista economico, perché va detto anche questo, ma anche dal punto di vista organizzativo e gestionale, che è competenza della scuola. Quindi, anche perché il meccanismo è piuttosto complesso, in quanto nella situazione attuale l'ufficio scolastico provinciale, che è quello che assegna il numero di classi su un territorio, si basa sul numero totale degli iscritti. Quindi al 10 febbraio a Gussago si sono iscritti 110 bambini alla prima elementare. Bene, l'ufficio scolastico provinciale assegna a Gussago 5 prime. Quindi per noi la volontà era una prima a Ronco, una a Navezze, una a Casaglio e due a Sale. Perché all'ufficio scolastico poi non interessa se tu le apri tutte in un'unica scuola o se le apri in 5 scuole diverse o in 8. Il problema è che l'ufficio scolastico provinciale ti assegna anche il personale proprio per 5 classi, quindi diventa molto complesso anche tutto questa gestione. Tengo a precisare che questa gestione era complessa già quest'anno e anche l'anno scorso, e a dimostrazione della volontà di tenere in vita la scuola di Navezze, il comune si è sempre fatto carico di una parte di spese, per esempio delle pulizie e anche di altri servizi. Purtroppo, ripeto, ma a malincuore, credetemi, ho fatto da lunedì 3 giorni, dove anche non ho dormito per questa situazione, perché
credetemi, chiudere una scuola è una scelta veramente forte, eh? Cioè la chiudi in maniera definitiva e poi se non ci sarà un ribaltamento nelle nascite nei prossimi anni e che ce lo auguriamo tutti, c'è poco da fare. Quindi ecco, ieri abbiamo preso purtroppo questa amara decisione di chiudere la scuola di Navezze, quindi gli 11 bambini che lì si erano iscritti e che peraltro avevano già fatto anche una seconda scelta. Si iscriverà, anzi si sono già iscritti tra Casaglio, Ronco e qualcuno addirittura ha scelto Sale. Mentre attualmente a Navezze oggi abbiamo tre classi, una prima, una terza e una quinta. Ovviamente capite bene, la quinta a giugno va alle medie, rimarrà una seconda e una quarta. Ecco, due classi in una scuola è davvero complicatissimo, ma proprio anche a livello di gestione, anche la maestra, perché le maestre, se si ammala una maestra, ovviamente non arriva una maestra da un plesso diverso, ma lì devono suddividersi il lavoro le poche maestre che sono rimaste. Quindi, ripeto, abbiamo preso questa decisione, quindi queste due classi molto probabilmente le sposteremo a Casaglio, ma preciso subito e voglio che sia comprensibile quello che sto dicendo, le due classi rimarranno tali, non è che verranno i bambini suddivisi nelle altre classi, no, la seconda B di Navezze prenderà la sua maestra, rimarrà al gruppo classe e verrà semplicemente spostato a Casaglio, così come la quarta. Anche perché vi faccio comprendere meglio qual è il problema. Alcune mamme che hanno iscritto quest'anno il bambino in prima e quindi non lo possono iscrivere a Navezze, l'hanno iscritto a Casaglio, ma è chiaro che non è pensabile che una famiglia abbia un figlio a Casaglio e l'altro a Navezze, cioè è pazzesca questa cosa. Quindi tutto verrà spostato a Casaglio, ripeto, le due classi rimarranno tali con le loro insegnanti e oltretutto, siccome comprendiamo bene anche il disagio logistico degli spostamenti, noi garantiremo il trasporto da Navezze a Casaglio per queste due classi. Quindi i bambini che oggi o le famiglie che oggi accompagnavano il proprio figlio a Navezze, sia col pulmino che in autonomia, continueranno a farlo perché faremo un capolinea alla scuola di Navezze la mattina, quindi verranno caricati i bambini, portati a Casaglio e il pomeriggio verranno presi da Casaglio e riportati alla scuola di Navezze. Un po' sul modello che abbiamo utilizzato nel 2021 con i lavori della scuola di Sale, quando i bambini sono stati appunto spostati a Navezze e a Casaglio. Quindi ecco, questo ve lo garantisco fine da ora. Ecco, questo è stato davvero una scelta bruttissima, ma purtroppo non avevamo alternative. E ci tengo infine a precisare un'altra cosa: la scuola di Navezze non farà più attività di scuola, chiaramente noi ci stiamo già attivando e nelle prossime settimane ci metteremo al lavoro per creare comunque delle attività dentro questa scuola, cioè noi vogliamo comunque che questo edificio continui a vivere, è uno spazio importante, molto grande, quindi non c'è più la scuola, ma faremo di tutto per portare altre attività, altri servizi che magari sono anche più, diciamo, sono più idonei ad essere e a diventare un centro di aggregazione anche per la frazione stessa, a cui teniamo, perché poi ieri capisco un po' la rabbia dei genitori che poi sono stati, devo dirvi, molto comprensivi, però ecco, alcune battute sono uscite, siamo dimenticati noi di Navezza, sapete che non è una cosa vera, perché io da sindaco vi posso dire che non mi dimentico di nessuno a partire da Civine fino ad arrivare in fondo alla Mandolossa, quindi questo è proprio. Non è così, sono purtroppo le scelte dettate. Io adesso l'ho fatta lunga e vi ho spiegato nei dettagli, ma guardate che tradotto purtroppo è un preoccupante segnale diffuso, perché non è solo Gussago, purtroppo, ma è un problema diffuso su tutto il territorio nazionale, che è quello del calo delle nascite, cioè non stanno nascendo bambini. Questo è purtroppo una riflessione che va fatta. Faccio anche la battuta dicendovi, io la mia parte l'ho fatta, ho tre figlie, però ecco, capisco il contesto storico, economico, eccetera, e purtroppo non nascono bambini. Nonostante, l'ho appena detto al telegiornale,
Gussago stia crescendo. Gussago è un paese ancora oggi attrattivo, sta crescendo, ma purtroppo sta crescendo nelle zone più nuove del paese, come è normale che sia, perché è ovvio che nascono più bambini a Ronco, dove c'è un villaggio di ciliegi nuovo, piuttosto che al Prato Lungo, dove c'è anche un insediamento di giovani coppie, e non è magari invece nelle vie più storiche, dove la popolazione è più anziana. Quindi bisogna fare i conti con questo dramma, perché di fatto è un dramma il calo delle nascite, una popolazione che invecchia. Ecco. E dicevo ieri, dovremmo pensare invece di fare le scuole, di fare le case di riposo, non lo so. Quindi ecco, banalmente, scusatemi il banale, perché non lo è fatto, ma lo uso per tradurre, semplicemente ecco, questo calo ci porta a queste scelte, c'è poco da fare. E pensate che nel totale delle iscrizioni di 110 bambini, che equivalgono esattamente, ma non è stato fatto apposta, ai nati del 2018, ecco, nel totale delle iscrizioni, per fortuna una ventina di bambini arrivano da paesi limitrofi, ma è altrettanto vero che una ventina dei nostri sono usciti perché sono andati in scuole private, hanno scelto altre scuole, e questo è consentito, e ci mancherebbe, una libertà che ogni famiglia ha. Quindi ecco, questa è un po' la situazione triste. Ripeto, non avrei mai voluto chiudere una scuola, in particolare quella di Navezze, però insomma, non possiamo neanche far finta e non assumerci le nostre responsabilità. Quindi sono abituato a metterci la faccia, come ho detto ai genitori ieri, e quindi li ho incontrati con la dirigente e abbiamo spiegato loro le motivazioni. Detto questo, passo velocemente agli appuntamenti del fine settimana. Ieri sera è stata avviata questa nuova iniziativa di cui vi ho già parlato la settimana scorsa, Gussago dentro la musica. Quindi Franciacorta Music Fest, che è partita ieri sera. Avevamo aspettato proprio il periodo post-festival di Sanremo. Andremo avanti fino al 25, sono 9 appuntamenti. Stasera c'è il secondo, domani ce n'è un altro. Quindi questa sera alle ore 20:30 in Sala Civica Camillo Toni ci sarà Charlie Cinelli, quindi diamo spazio alla musica dialettale, al canto popolare. Domani invece avremo i cori, anche domani e domenica, e poi si passa al 21, che è mercoledì, con le storie di Roberto Vecchioni e della canzone d'autore, dove ci sarà ospite sicuramente il chitarrista storico di Roberto Vecchioni. Poi abbiamo giovedì un bellissimo appuntamento con Federica Quaranta, che, come vi ho già detto, è una violinista professionista mussaghese che è appena tornata, proprio fresca di questi giorni, dal Festival di Sanremo, dove da anni fa parte dell'orchestra di Sanremo, ma non solo, ha accompagnato diversi cantanti molto noti nella loro tournée. Mi riferisco ai Pinguini Tattici Nucleari, Al Volo, insomma una bella serata di musica e parole, perché anche lei ci racconterà un po' la sua carriera e le sue esperienze al festival. E poi chiuderemo con Omar Pedrini il 23, Far finta di essere Gabar il 24, e il 25 il concerto di un giovanissimo mussaghese che sta avendo un discreto successo anche oltre i confini della provincia di Brescia, che è Magus, in arte Magus, ma è Federico Mazzini, che si esibirà in un concerto live, appunto, a chiusura di questo ciclo dedicato alla musica, 25 di febbraio alle ore 16 nel pomeriggio in sala Camillo Toni, sempre. Questo è l'appuntamento con la musica. Ricordo un'altra cosa importante, che è il voto al quadro che sta sempre alle mie spalle, la veduta del giardino di Villa Richiedei. Stiamo raccogliendo voti perché stiamo partecipando a questo concorso nazionale di Art Bonus. C'è tempo fino al 29 di febbraio per raccogliere i voti. Sono voti online, sulle pagine social ormai trovate diffuso questa campagna di raccolta voti, ma domani mattina saremo anche in piazza con un volantino cartaceo, in modo che chi ha difficoltà a votare con le nuove tecnologie del telefonino, lo aiutiamo proprio a raccogliere i voti, perché vogliamo davvero raggiungere almeno la fase
finale, devo dirti che siamo messi bene in classifica al momento attuale. Passo alle vostre domande. Allora, perché non spostarli a Ronco? Perché non spostare quelli di Casalio Navezze? Quando si dovrà ristrutturare Casalio, verranno spostati nuovamente i bambini? Ma che delusione, aveva dato parola che Navezze per 5 anni andava avanti. Allora, signor Domenico, l'ho spiegato proprio poco fa e ripeto, non mi nascondo mai dietro agli alibi, sarei stupido farlo, anche se qualcuno lo fa. Ho dato proprio la mia parola che per 5 anni la scuola andava avanti. Vero, ce l'ho anche messa tutta, non sono uno che si tira indietro, ma poi è come quando uno gioca una partita, qualsiasi tipo di sport, l'importante è dar tutto. Alla fine poi capitano anche le sconfitte. Questa per me personalmente, ve l'ho detto in anticipo, lo è perché non ce l'ho fatta. Ma di fronte ai numeri non posso né creare nuovi bambini né obbligare famiglie che hanno fatto una scelta diversa perché hanno iscritto i bambini in un'altra scuola, costringerli ad andare a Navezze. Questo, anche se il tentativo, devo dirvi, è stato fatto. Purtroppo le aperture a singhiozzo degli anni precedenti a Navezze hanno creato un altro tipo di problema perché quest'anno abbiamo aperto la prima, ma l'anno prima no. E quando non abbiamo aperto la prima 2 anni fa, cosa è successo? Che le mamme, come quest'anno, i bambini li hanno iscritti in altre scuole, per esempio a Ronco o a Casaglio. Quindi più di una quest'anno ha il bambino che si iscrive in prima e ovviamente non lo iscrive a Navezza, lo iscrive là dove ha già un figlio. Ecco, quindi questo lavoro penso sia comprensibile a tutti. Non ci sono le condizioni, ve lo do per certo e ve lo assicuro, ma oltretutto non è possibile continuare con l'apertura a singhiozzo, cioè quest'anno non apro la prima, però proviamoci anche l'anno prossimo. Credetemi, è un delirio sia per le famiglie, perché poi si sentono giustamente prese in giro, per la scuola che deve organizzare il tutto e soprattutto i numeri che vi ho detto prima. I numeri parlano chiaro, sono inesorabili e c'è poco da fare. Quando tu vedi che non ci sono bambini che nascono, e vi ho dato il dato, nel 2019 nascono 109 bambini a Gussago, nel 2020 ne nascono 91, sono 18 in meno, è esattamente una classe. Per cui non solo abbiamo chiuso la scuola di Navezze, ma tra 2 anni perderemo ancora una prima, cioè da 5 andremo a 4 prime. Capite bene che questo è il dramma del futuro che abbiamo davanti. Per cui, ripeto, è stata una scelta purtroppo amara, però doverosa, insomma. Non possiamo tirare in giro i cittadini. I cittadini fanno fatica ad accettare, come lo faccio anch'io, è la fatica, però è così. Quindi è una delusione, lo capisco, comprendo. Però ho letto sotto, adesso è sparito il messaggio che è stato cancellato, vi servivano spazi. Ecco, io l'ho spiegato, poi ognuno può per fortuna farsi la propria idea, convincersi di quello che vuole, però non avevamo bisogno di spazi, assolutamente, e non lo accetto perché la scelta è stata dettata da tutt'altre motivazioni. Oggi gli spazi, ripeto, a Navezze, non li lasceremo vuoti perché sarebbe un insulto, un peccato. Quindi all'interno della scuola creeremo altre opportunità per la frazione di Navezze, ma non solo per Gussago, perché poi bisogna guardare un po' più in là del proprio orticello, tra virgolette. Ecco. Mi sono sentito dire anche in questi giorni: ma perché non chiudete Ronco allora? Ma della serie no, l'importante è sempre quello, l'importante è che il problema non sia il mio, poi se lo butto addosso agli altri allora va bene. Non chiudiamo Ronco per 2 ragioni, perché uno l'abbiamo adeguata dal punto di vista antisismico e efficientamento energetico solo 3 anni fa, ma poi perché i numeri, purtroppo bisogna guardarli e leggerli, ci dicono che a Ronco non abbiamo questo problema, al punto che quest'anno si sono iscritti a Ronco 25 bambini. Quindi la dimostrazione è che perché mai dovrei chiudere una scuola dove ci sono bambini che abitano lì vicino e che oltretutto si iscrivono. Quindi ecco, non vale questo. L'ho tolto perché ho apprezzato la sincerità. Mi fa piacere perché io comunque avrò tanti difetti, farò
farò anche delle scelte sbagliate, perché per l'amor di Dio, quando si è chiamati a prendere decisioni capita di sbagliare, ma cerco sempre di farlo con la massima trasparenza. Io non amo nascondere niente perché, ripeto, non ha senso, le cose devono essere dette per quelle che stanno, per quello che sono, e questo è quello che è la realtà. Quando il pagamento della mensa scolastica tornerà ad essere automatico? Grazie mille, bella domanda da 1 milione di dollari, perché dopo il problema dello scorso anno, lì ci siamo trascinati tutta una questione, quindi non vi so rispondere quando tornerà il pagamento automatico così come era qualche anno fa. Gli uffici ci stanno lavorando e speriamo di trovare un sistema informatico che funzioni, perché poi mettere in piedi sistemi come l'anno scorso che non funziona è peggio che invece non averli. Quindi ecco, non so dirle a livello di tempistiche, arriveremo lì, ma non so dire se tra un mese, tra due o tra sei o all'inizio del nuovo anno scolastico. Allora, io non vedo altre domande, altri interventi. Ripeto solo quello che stavo dicendo prima, che ecco, purtroppo è triste, triste per tutti, non per me, ma e non solo per i genitori che sono coinvolti direttamente con i bambini che si devono iscrivere, ma è triste per tutti, perché insomma avremmo preferito tenerci la nostra bella scuola piena, viva, però questa è la realtà, insomma. Quindi ecco, l'anno prossimo a settembre avremo una scuola in meno, questo è. Mi pare di avervi detto proprio tutto, quindi se non c'è altro io vi saluto, vi auguro un buon venerdì pomeriggio a tutti, un buon fine settimana, come dico sempre, nella speranza di incontrarci nei luoghi nostri del nostro territorio. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, stessa ora e stesso canale, quindi arrivederci a tutti.